Buongiorno, sono qui con Giorgio Terziani, un amico, un collaboratore, un imprenditore. Definirlo imprenditore riduttivo perché Giorgio è un ricercatore, non nel senso di ricercatore scientifico, ma una persona che ricerca sempre novità per poter migliorare la salute delle persone. E a lui dobbiamo il fatto di aver importato i prodotti della linea Cellfood, che sono dei prodotti che hanno una letteratura scientifica vastissima, particolarmente efficaci per migliorare lo stress ossidativo, per migliorare la funzionalità mitocondriale. Oggi tutti si riempiono la bocca dell'importanza dei mitocondri, no? Tutte le varie malattie croniche di tipo generativo sembra che traggano origine da una disfunzione mitocondriale. 20 anni fa, quando ne parlava Giorgio, sembravano delle eresie. Oggi Vero, invece tutti vero. ti stanno dando ragione. Poi è arrivata la volta, 6-7 anni fa, della tecnologia S-Drive, una tecnologia fondamentalmente basata sulla fisica medicina quantistica, possiamo dire, Sì. usare questo termine. E ovviamente la fisica quantistica non è per tutti, e tantomeno la medicina quantistica non è che sia così riconosciuta, ma meno che meno dalla medicina convenzionale. Ma recentemente, sempre di più, sulla base di evidenze sul campo, che derivano da tanti medici che hanno creduto in questo approccio e l'hanno soprattutto sperimentato, stiamo vedendo dei grandissimi risultati con questo approccio che ti permette realmente di poter identificare una situazione epigenetica di un individuo e poter intervenire in maniera specifica su degli squilibri metabolici e sulle varie carenze di micronutrienti e anche squilibri a livello elettromagnetico, a livello di microbiota, eccetera. Però c'è un'ultima novità. Un'ultima novità recentissima è tu hai tramite sempre le tue conoscenze, sei arrivato appunto ad avere dei rapporti con un'azienda olandese, credo, L'azienda è americana, americana, però americana, forse c'era questo però il concessionario prodotto poi olandese in Europa, in Europa. che praticamente utilizza dei cerotti che vengono proprio chiamati super patch, Sì. che praticamente hanno come un'impronta digitale, che è come un calco all'interno di questo cerotto, che venendo applicati sulla pelle, evidentemente danno un tipo di informazione che poi a livello cerebrale innesca dei meccanismi per migliorare determinate funzioni. E diciamo quello più eclatante, perché l'ho provato io stesso, è un cerotto che si usa proprio per attenuare il dolore. Tra l'altro è uscito a febbraio proprio una pubblicazione su Anesthesia and Pain Research, una prestigiosa rivista scientifica, che praticamente esamina uno studio fatto con numerosissimi pazienti dove l'utilizzo di questo cerotto ha immediatamente ridotto circa del 30% il dolore, dopo una settimana in media del 60%, dopo 14% ha ridotto in media del 70% il dolore. Appunto, io sinceramente me ne ha regalati alcuni di questi spa, li ho provati. Io sono reduce da un infortunio al ginocchio con rottura del quadricipite che purtroppo fa sì che abbia ancora un certo dolore al ginocchio cronico, e sinceramente ne ho avuto subito un enorme beneficio. Però vorrei far parlare Giorgio e dirci qualcosa di più su questi cerotti, che tra l'altro è tutta una linea e non esiste solo questo per ridurre il dolore, ma anche per migliorare appunto tante altre funzioni. Vorrei che ci raccontassi qualcosa. Ma grazie Massimo, questa introduzione mi onora perché detto, insomma, introdotto da te con questa esperienza, altro che ventennale in quello che tu fai e quello che divulghi e l'esempio che dai ai tuoi pazienti e altri professionisti che ti seguono è straordinaria. Quindi quello che mi stai dando è una grande soddisfazione perché vuol dire che quel sogno che avevo, no? Tanti anni fa, insomma, non era solo un sogno, ma alla fine è Ma sai, diventato io poi. sono sempre stato aperto a nuove conoscenze, sono sempre stato curioso di natura, sono sempre stato aperto, infatti ho fatto dei percorsi legati anche a delle medicine cosiddette alternative come l'omeopatia, la medicina cinese, quindi non mi sono mai trincerato dietro concetti magari tipo accademico che dicono ma questa cosa qui non esiste, ho sempre voluto sia sperimentare e poi dopo anche ragionare.
la sperimentazione fondamentalmente è importantissima, capito? Fondamentale. Non per sentito dire, dico, non andare in quel ristorante, non ci sei mai andato, però per sentito dire, no, magari ti consigliano una cosa che loro non hanno mai E credo fatto. che anche tu, prima di sperimenti, magari se vedi che funziona, in linea generale dice, beh, può darsi che ci sia Beh, qualcosa di questo è nuovo. accaduto per Selfoo, come sai, perché Certo, è una tua esperienza dopo un personale. incidente mortale provai questo prodotto con benefici notevoli e allora decisi di divulgarlo nel mondo medico-scientifico. Poi 7 anni fa ho conosciuto S-Drive, ma sempre, poi penso che sono doni meravigliosi che uno ha nella vita, e sono arrivato a Città del Messico a presentare i lavori scientifici sul Selfoo a un congresso di medicina rigenerativa, lì ho conosciuto la tecnologia S-Drive. E E tu? adesso super pace. E adesso Superpatch. Superpatch, guarda, un'altra sono quelle cose che dici, ma ci sono tanti cerotti, no? Per il calore, che lavorano con i biofotoni, con le frequenze. Questa è una tecnologia veramente intelligente, rivoluzionaria e innovativa, perché attraverso questi Superpatch tu lavori sulla neurostimolazione. Quindi una volta che viene applicato sulla pelle, quindi quello sul dolore, naturalmente sul punto che fa male, Dolorante. dolorante, e invece gli altri patch a seconda delle specifiche esigenze, per esempio è indicato molto il Liberty che lavora sull'infiammazione, sul movimento, sulla proprio su Mobilità articolare. mobilità articolare, grazie, proprio migliora. Anche proprio come portante, poi i patch che vengono messi a seconda dell'esigenza o della problematica. C'è il Victory, per esempio, per gli sportivi, per il recupero, per la forza. Guarda, devo dire che l'ho testato anch'io incredibilmente, cioè praticamente usavo un peso, sollevavo 10 volte, mettevo il cerotto, riprovavo, lo sollevavo 12-13 volte, quindi un aumento immediato del 20%. L'ho fatto provare ad altri, stesso risultato. E io ti devo dire che sono un dilettante confronto a te, anzi, proprio principiante, non dilettante, principiante Per quanto confronto a riguarda te. l'allenamento con i pesi, dici? Sì. No, però come sai mi sto Beh, ti stai allenando impegnando, sì. e devo dire che io facevo 25 flessioni, sono arrivato a farne 40 di seguito adesso. Ti avevo detto che ero a 35, adesso sono a 40 flessioni. E questo patch, io dico, ma mi No, ha... ma a parte, tu dici, sono aumentato perché mi sono allenato. Certo, ma io ho provato La anch'io lo forza. test delle flessioni. Io ho fatto le flessioni, eh. Ne ho fatte, non dico il numero perché poi dopo dite, va esagerato. Ho fatto un certo numero di flessioni, dopodiché ho messo il cerotto. Teoricamente ne avrei dovute fare di meno, essendomi già un po' presaurito nella serie precedente, ne ho fatte di più. E quindi c'è qualche cosa. Sì, questo patch, a parte i lavori scientifici, ne hanno parecchi anche sul mondo dello sport, sul recupero, sul miglioramento della performance, proprio ti aiuta a recuperare meglio il Victory, per esempio, nello Sì. sport. Ma il Liberty, se associato agli altri, magari per il sonno, c'è cioè il REM, il super patch per REM, che aiuta veramente molto bene le persone che hanno difficoltà a prendere sonno. Oppure quello sullo stress. E adesso stiamo facendo delle sperimentazioni interessanti perché già ci sono dei casi clinici sui bambini autistici, per vedere come loro possono migliorare la loro capacità, insomma, di Sì, è un muoversi. discorso molto delicato, però insomma è giusto fare con Però le visto persone che... giuste, come me, delle sperimentazioni anche in questo Esatto. senso, perché sono problematiche di difficile risoluzione, qualsiasi cosa possa aiutare, ben venga, giusto? Migliorare la qualità della vita non solo di questi pazienti, ma delle famiglie, che è Certo. fondamentale. Noi lo stiamo facendo già con l'S-Drive, come sai, Certo, sì. la dottoressa Monica Greco ne è un Sì. grande esempio, la dottoressa Wulfard, il dottor Bartolomeo Allegrini. Quindi incominciamo a migliorare la qualità della vita delle persone. Sapete, per una famiglia non solo, migliorare la qualità della vita è fondamentale per tutti noi, prevenire è meglio che curare. Questi strumenti non sono farmaci, non si fa diagnosi, la diagnosi la fa il medico naturalmente, di provata competenza ed esperienza, dico. È fondamentale questo, però hai degli strumenti che ti possono aiutare. E perché non usarli quando ti possono aiutare e migliorare la tua velocità, la comprensione, la compliance del paziente? Perché no? Perché
a priori, no, limitare questa Anche perché possibilità. comunque male non fanno, quindi già, anche sai, in medicina dice primus non nocere, no? Quindi già questo è un aspetto da non sottovalutare. E quindi è una grande soddisfazione poter divulgare sempre più rivoluzioni, prima una rivoluzione epigenetica, poi, anzi, prima ancora la rivoluzione a base di ossigeno on demand, no? Parlavamo di Certo. modulazione fisiologica di ossigeno e il self-food è una prova di quanto sia fondamentale riossigenare le cellule mitocondriche. Poi abbiamo avuto un maestro, il grande Sergio Stagnaro, un nostro caro amico e maestro, che ci ha fatto capire l'importanza degli istangioprotettori, no? Che possono proteggere cellule, mitocondri e endotelio. Poi è arrivata l'epigenetica, una rivoluzione epigenetica, e adesso questa rivoluzione nel mondo della neurostimolazione attraverso questi super patch, e penso che, insomma, mettere insieme i puntini, come diceva sempre Steve Jobs, faccia la differenza nel mondo medico. Grazie Giorgio, ma avremo ulteriori aggiornamenti su questa nuova metodologia che veramente apre, diciamo, grandi prospettive e veramente potrebbe essere un approccio, diciamo, ideale per tutti, perché pensiamo allo stesso dolore, a parte meno della qualità della vita, pensate a tutti quelli che sono costretti a assumere antinfiammatori continuamente e sappiamo benissimo che non sono farmaci così leggeri. Che alla lunga danno problemi di effetti collaterali. Trovare dei rimedi invece più naturali che agiscono riequilibrando l'organismo, in questo caso con uno stimolo appunto a livello neurosensoriale, sarebbe veramente una cosa eccezionale. Grazie, grazie Massimo. Grazie a te, Giorgio.